Elisabetta Gardini, adesso sono candidata per le prossime europee del 25 maggio per il collegio Nord-Est, che comprende quattro regioni, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. E, ovviamente questa è un'opportunità importante per me per portare in Europa la mia idea di Europa, che è quella della mia parte politica. Io sono di Forza Italia con il presidente Silvio Berlusconi e queste sono anche delle elezioni in cui gli elettori possono scegliersi i candidati, quindi oltre a scegliersi la lista, il partito, il leader, possono scegliere i candidati e scrivere il nome del loro candidato che vogliono mandare appunto al Parlamento di Bruxelles e Strasburgo. In questo momento ho sotto mano un discorso che Pericle ha fatto agli Ateniesi nel 471 avanti Cristo, quindi siamo quasi 2500 anni fa. Eppure Pericle, questo grande ateniese, era sul pezzo, come si dice oggi, diceva cose che ancora oggi ci fanno vibrare le corde più interne, che ci fanno pensare davvero a quelle che sono le nostre radici, le radici della nostra civiltà, così antiche, così lontane, così forti, che ci fanno dire che oggi siamo un po' attaccati, perché quello che allora Pericle con orgoglio, da politico, da oratore, da militare ateniese diceva ai suoi concittadini, è un qualche cosa che purtroppo oggi noi non possiamo dire con altrettanta sicurezza ai nostri cittadini, perché quando Pericle dice il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi e per questo viene chiamato democrazia, ecco, io subito penso che purtroppo la nostra democrazia è affaticata ed è acciaccata proprio perché troppe volte vengono favoriti i pochi, troppe volte ci sono i privilegiati e i privilegi che vanno a discapito dei tanti e dei molti, e questa è una prima cosa che balza agli occhi. Noi non possiamo dire, noi privilegiamo i tanti, e quindi non possiamo dire con Pericle qui in Europa noi facciamo così. Le leggi assicurano la giustizia uguale per tutti, ancora dice Pericle, e anche questo è un altro dato dolente, perché noi sappiamo che per avere giustizia troppe volte bisogna essere in grado, per esempio, di pagare costose notule e parcelle, e che noi abbiamo come Italia soprattutto un conto aperto proprio sulla giustizia con l'Europa, che ci bacchetta su vari punti e su vari aspetti, tanto che in Europa si pensa nella prossima legislatura di occuparsi di giustizia, perché c'è una giustizia più giusta, è nel programma del Partito Popolare Europeo anche l'idea di una giustizia che non possa essere strumentalizzata, che non possa essere ideologica e che dia davvero finalmente una giustizia a tutti. Inoltre, altro tema per noi importante è quello dell'etica del merito. Pericle dice che noi ateniesi non ignoriamo i meriti dell'eccellenza. Ecco, noi purtroppo sappiamo che i criteri, e lo vediamo con i nostri figli, con i nostri nipoti, i meriti tante volte, troppe volte non si portano a conseguire i risultati, ma siamo vittime di una società che ti dice qual è il perimetro entro il quale tu ti puoi muovere. Non ti riconosce il diritto di confrontarti veramente con i tuoi limiti, ma ti impone dei limiti esterni. Questo secondo me è veramente la cosa più dolorosa con la quale ci confrontiamo, perché questo fa sì che i nostri giovani se ne vadano e non riescano a trovare un percorso vicino alle loro famiglie, non riescano tante volte neanche a costruirsi un futuro, quel dato, perché no, noi abbiamo questa fuga di cervelli
lì, oltre alla disoccupazione così, così bassa. Quando un cittadino si distingue, dice ancora Pericle, esso sarà chiamato a servire lo Stato. Ecco, questa dovrebbe essere un'altra delle polari, perché noi dovremmo vedere che i nostri giovani abbiano voglia di servire lo Stato, abbiano voglia di entrare in politica, e invece purtroppo l'immagine che abbiamo di una politica che non invoglia certamente un giovane di talento a impegnarsi al servizio dello Stato. E una politica, un servizio allo Stato, dice Pericle, che non sia un privilegio ma una ricompensa al merito. E la povertà non costituisce impedimento, quindi vuol dire che qualunque sia il tuo stato, la tua condizione economica, questo non sarà un impedimento perché tu possa essere scelto e possa essere mandato e favorito per salire la scala sociale e andare a servire il tuo paese. La libertà si estende anche alla vita quotidiana, ancora parole di Pericle, non siamo sospettosi l'uno dell'altro, non infastidiamo mai il nostro prossimo, se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. Tradotto in termini proprio popolari, anche qui voglio dire, dal vivi e lascia vivere, no? Quindi non stare lì occhiuto a guardare se il tuo vicino fa delle cose che non sono proprio in sintonia con le tue, ma anche al nostro più cristiano e poi l'hai diventato valore laico, no? Siamo tutti fratelli, figli di Dio, siamo tutti uguali davanti alla legge, davanti alla società, pari dignità, pari, non un'uguaglianza di merito, perché il merito, voglio dire, rimane, no? Ognuno ha i suoi talenti, la diversità, ma siamo uguali nella pari dignità, come fratelli, come figli, no? Abbiamo dei tanti figli, sappiamo bene che sono uno diverso dall'altro, ma non per questo vogliamo loro meno bene o più o facciamo delle differenze di trattamento. Ecco, noi siamo liberi, la libertà credo sia la cosa principale a cui aspira un essere umano, liberi di vivere come ci piace e anche questo purtroppo sono tempi cui non serve nemmeno commentare, soltanto sentire che 2500 anni fa qualcuno dice siamo liberi di vivere proprio come ci piace, ecco, e comunque siamo pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo, ecco, sentiamo la distanza, sembra che dopo 2500 anni invece questo lo abbiamo perso. Dovrebbe essere proprio un monito per tutti noi, perché Pericle dice che un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le questioni private. Ecco, quante volte non se ne parla più, ma ricordo per esempio quando lavoravo in televisione, si diceva in modo molto efficace che c'era l'utilizzo privatistico della cosa pubblica. Oggi questo è un concetto che si sente commentare poco, si fa poco riferimento, ma non mi sembra che sia perché la cosa non si pratica più. Purtroppo forse non fa più notizia, ma quante volte vediamo che la cosa pubblica viene utilizzata più in modo privatistico che per il bene, per il servizio della comunità. Ancora Pericle dice che ci è stato insegnato di rispettare le leggi e questo forse troviamo un punto di contatto, ci è stato insegnato di rispettare le leggi. Poi ritorniamo nel discorso della giustizia, che è un capitolo molto ampio e sappiamo che siamo un po' acciaccati. Ma soprattutto, dice Pericle, c'è stato, e questo secondo me è il cuore della società, della civiltà nostra occidentale, c'è anche stato insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso. Questo è il cuore, questa è Antigone, Antigone che va dallo zio e dice allo zio le tue leggi di re non possono
impedirmi di seguire quella legge scolpita nel mio cuore che invece mi dice di dare sepoltura a mio fratello. Quindi questo è riconoscere quella dignità della persona umana che sta proprio insita nella persona umana e che non c'è nessuna legge, nessuno Stato che possa toglierti e che non è concessa da nessuno Stato. È proprio la differenza di concezione, no? C'è chi pensa che una persona abbia valore in quanto cittadino, che vuol dire che ha valore nel momento in cui c'è uno Stato che gli riconosce questo status, no, di cittadino con tanti diritti che decide lo Stato, quindi quali siano, e invece quel pensare che al centro c'è la persona umana, che viene, l'essere umano, che, la persona che viene prima ancora dello Stato e che non ha bisogno che nessuno gli riconosca la sua dignità e i suoi diritti fondamentali, perché sono intrinsechi della natura umana e questo è proprio il fondamento della nostra civiltà. Poi dice ancora una cosa, che un uomo che non si interessa allo Stato loro lo considerano inutile, non innocuo, e quindi ecco il dovere anche per ciascuna persona di occuparsi delle cose dello Stato, e di questi tempi credo sia una bella sferzata data a tutti noi, perché ci chiama ad una responsabilità individuale. Dobbiamo partecipare, dobbiamo anche noi occuparci, almeno dice lui, abbastanza da essere capaci di giudicare la vita politica. Capisco che oggi è un po' complicato perché c'è un mondo dell'informazione che ti sommerge di talmente tante informazioni che quasi te ne allontana, perché tu hai l'impressione che per seguire l'informazione, per capire, dovresti dedicare tutto il tempo che hai a disposizione proprio per cercare di capire e di essere a conoscenza. Però sicuramente è uno stimolo che va nella giusta direzione. E la discussione non la consideriamo come un ostacolo sulla via della democrazia, sembra che questo sia evidente. Non crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. Qui andiamo ad un discorso profondo. Io per essere felice devo essere libero. E qui cosa intendiamo noi per sentirci liberi? Io credo che torniamo a quel discorso di prima. Cioè noi ci sentiamo liberi quando non ci sentiamo soffocati da troppe regole invasive, quando siamo liberi di scegliere, di pensare delle strade che sono quelle che il nostro cuore ci detta, le nostre capacità, il nostro talento ci suggerisce, e siamo liberi di poterci confrontare effettivamente sul campo per vedere se quello che noi presumiamo di noi stessi possa effettivamente diventare un percorso che ci porta a dei traguardi. Non siamo liberi quando partecipiamo a un concorso per un posto di lavoro e sappiamo già che non saremo misurati sul merito. Questo un po' forse è purtroppo il senso dell'esploramento che ci sta prendendo. Insomma, dice Pericle, proclamo che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versatilità. Ecco, prima avevo letto versalità perché c'è un refuso, allora ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia in sé stesso. Ecco, questo è proprio in sintesi, credo, quello che cercavo di spiegare prima con le mie parole. Tu puoi sviluppare la versatilità felice che c'è in te se una società, uno Stato ti dà le stesse opportunità e ti mette ai nastri di partenza assieme agli altri. In qualche modo dice, vinca il migliore, do a tutti le stesse possibilità e poi in un secondo momento fa il soccorso di chi resta indietro, offrendogli comunque un'altra possibilità e offrendogli comunque tutti
tutta quell'attenzione, quella considerazione che va riservata ad ogni essere umano, sia quello che fa i 100 metri in 9 secondi, sia quello che fa i 100 metri, magari non arriva perché si è spiata prima, e quello io sono 3 secondi, facevo gli 80 metri, non i 100. Ecco, e qui ad Atene noi facciamo così, sarebbe bello se potessimo alla fine di questo discorso di Pericle dire qui a Bruxelles, qui in Europa noi facciamo così, potrebbe essere un bellissimo manifesto politico, potrebbe essere un grande programma politico.